in bocca al lupo. Portiamo a entrare con Leggio, vediamo i programmi della settimana di Novella Bella. Bella. Eccolo qua, guardiamo. Bella. Allora, Bella. Nino Frassica. Eccolo qua. Tanto ricordo che nella sta settimana il gadget è questo, è il cubo, che un già solo fatto. Colore così è già non fatto. Si perde non tempo. Si può, il cubo non si può sbagliare. Stanley Kubrick. No, non è Stanley Kubrick, è Rubik. Ma... Senti, io qua per fare prima leggo abbreviato. Cioè? Che vuol dire? Scunutubuduru. Per fare prima. Ma non si capisce niente. Non si capisce, allora, hai ragione. Ma ho ragione. Allora, volevo ricordare che... Vuoi riprovare un attimo? Non si capisce. No, volevo ricordare che in esclusiva questa settimana ci sono le foto del matrimonio di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. È un po' datato. C'è anche un servizio sul ballo che va di moda, la lambada. No, non è così. La lambada così, non è così. No, era una roba di cent'anni fa, è la lambada. Intanto vorrei salutare, intanto fa gli auguri un nonnino di Crotone che legge Novella Bella da sempre, un lettore accanito, gli facciamo gli auguri. Quanti anni compie? 155 anni. E dal nonnino di Crotone, nonno Carmelo si chiama, lettore accanito che oggi compie 155 anni, si farà una fiction. E come è intitolata la fiction? La fiction si intitola Il nonnino di Crotone, nonno Carmelo, lettore accanito che oggi compie 155 anni. Chi sarà il protagonista? Peppe Fiorello. Ogni volta però facciamo sta cosa. Rai 1, giovedì prossimo. Doveva essere l'ultima puntata, siamo stati promossi, dopo Fiction si fa un'altra puntata dopo, e poi riprendiamo pure il prossimo anno. Questo non fa ridere, vanità. Vanità. Complimenti, però, complimenti a voi, complimenti per dopo. Grazie. I risparmi, la Rai deve risparmiare. Accidenti. Rai 1, sì. Rai Fiction, doveva preparare una grande fiction, però devono su Ercole, doveva intitolarsi Le sette fatiche di Ercole, visto che bisogna risparmiare, si intitolerà Le tre fatiche più qualche sforzo di Ercole. Peccato, però non viene bene così, è brutto. E sarà interpretato... Da chi? Da chi lo sappiamo. No, Beppe Fiorello è impegnato, che deve fare il nonno di 150 anni. Allora, quando è impegnato Beppe Fiorello... Chi fa Ercole? Elena Sofia Ricci. Ma quando non c'è Elena Sofia Ricci nel ruolo di Ercole. Italia 1. Grazie, vai. Italia 1. Un nuovo talent show. Ah, bello questo. Italian Flash Talent. E che cos'è? Che cos'è? I concorrenti potranno esibirsi cantando, ballando e recitando, ma avranno solo 2 secondi di tempo per fare. Come si? Italian Flash. Ma uno, due. È fatto così. Isola dei Famosi, all'Isola dei Famosi ha litigato Moreno con Eva Grimaldi, che ha litigato con Razza De Canne, che l'ha insultato, ha detto che Razza De Canne gli ha detto. Questa così. Domenica prossima. Domenica prossima, Pasqua. Canale 5, hanno già registrato la puntata di domenica di Pasqua di Canale 5. Maria De Filippi ha invitato in trasmissione un bel agnellino di Pasqua, ha raccontato la sua triste esperienza con questo agnellino, poi è entrata Tina Cipollari e se l'è mangiato. Cronaca nera, a quarto grado. Era questa la cronaca nera? Anche. Cronaca nera, a quarto grado, su Rete 4, Nuzzi, si chiama, ruba il servizio a Barbara D'Urso, che la settimana scorsa l'aveva... Non è bello. La settimana scorsa l'aveva trattato Barbara, era stato trovato un cadavere tagliato a pezzi dentro un portabagagli. Suicidio, e no? Si pensava a un suicidio. Lo ricordi? Lo ricordo. Te lo sei segnato? Sono segnato, perché ci ho pensato tutta la settimana. Lui ne ha parlato con diversi esperti, hanno interpellato diversi esperti, la criminologa Abruzzone, Lore del Santo, tutti esperti di che? Professor Alessandro Meluzzi. Ma perché? Dario Argento, Salvo il pizzaiolo del Grande Fratello 1, Alessandro Cecchi Paone, con sua sorella Rita Paone, che diremo. Temo Morselli e la sua orchestra a parlare di questi Cronaca Nera, la TV del dolore. Oh, hai visto che stasera modestamente Luca Barbareschi ha avuto una lacrima qua? Non l'ho visto. Si è commosso. Ha guadagnato qualche punto pure tu. Io
Ah, sei entrato in classifica. Non era di dolore, era di commozione, però vale. Vale. E ci tengo. Allora, TV del dolore di Barbara D'Urso. Ci sarà un plurinvestito, plurinvestito. Che vuol dire? Uno che è investito più volte. Ah, cioè, esce di casa e l'investo, esce di casa e l'investo. Un vecchietto di 42 anni. Non è vecchio. 42 anni lo so, non è vecchio. Però vecchietto fa più dolore. Ho capito. Lo so, non è vecchio. Non è vecchio. Appena esce di casa lo investo. Sì, non è, è stato investito 110 volte. Infatti domenica prossima... Vedi però... Orietta, tu hai fatto la raccolta con tutti i tuoi pezzi, sono 109. Vedi che uno deve dire 110, anche tu hai sbagliato. Non vorrei, 109, non... Guarda, te ne faccio uno per te, tanto che taci. Ecco. Prima che finiamo io porto un disco così. Questo... guarda, ce l'ho... Allora, questo vecchietto è stato investito 110 volte. Domenica prossima Barbara D'Urso organizza l'investimento in diretta. E per chiudere, vuoi sapere gli ospiti di domenica prossima? Con grande piacere. Chi a sono? Domenica Live, sì? Un uomo grasso, perché là, di Torino 666 kg. No, è possibile. Una donna di Perugia 555 kg. No, ma non è possibile. Poi c'è Enzo Viterbo di 88 kg. Però non è grasso 88 kg. Sì, però è un bambino di 5 anni. Enzo Viterbo è un bambino di 5 anni. Poi ci sarà un camorrista che balla il tango. Ah, però. Un pentito di spalle, un pentito di lato, un pentito abbassato, un pentito nascosto sotto la sedia. Altre novità sempre su Novella Bella, domenica prossima. Bravo Nino Frassica! Oh.